La terna per scegliere il prossimo presidente dell'autorità portuale di Savona vede in corsa Paolo Gaggero, indicato dal sindaco Berruti, Paolo Marson, indicato dalla provincia, e l'unico candidato, per così dire non politico, indicato dalla Camera di Commercio e dalle categorie economiche di Savona, nonché dai lavoratori del porto, è l'ammiraglio Felicio Angrisano, attuale direttore marittimo della Liguria e comandante del porto di Genova, che ad oggi sembra il candidato più probabile. 62 anni, laureato in legge, e dal 1975 nel corpo delle capitanerie di porto, con una lunga esperienza nel settore dei trasporti marittimi e delle infrastrutture. È stato anche vicepresidente dell'autorità portuale di Savona. Angrisano è una persona conosciuta, è stato comandante a Savona ed è stato apprezzato per la sua capacità di risolvere i problemi. Oltre ad avere un curriculum con competenze ed esperienze veramente elevate e idonee a prendersi in carico un compito difficile e importante come la presidenza del porto di Savona in un momento di crescita così forte. Credo che l'ammiraglio possa dare fiducia un po' a tutti quanti e abbia tutte le caratteristiche per essere un buon presidente. La terna è al Ministero e quindi il Ministro sceglierà, poi il Presidente della Regione dovrà dare il suo consenso, la sua adesione in base alla proposta che gli farà il Ministro delle Infrastrutture e quindi noi auspichiamo che nel più breve tempo possibile il Porto di Savona abbia un Presidente e possa riprendere la sua strada di crescita e di sviluppo.